questo video come caricare una configurazione già pronta su EasyTrack. Molto semplice. Preferenze. Test debug. Import configuration. Selezionate la configurazione da importare. Yes. Viene riavviato EasyTrack. E la configurazione è stata caricata. In questo modo posso salvare la mia configurazione. Preferenze, test debug, export configuration, viene salvata in questa cartella con questo nome. Io vi consiglio tuttavia di premere share e di condividerla, per esempio, via posta elettronica piuttosto che salvarla nel cloud su Google Drive. Voilà. Operazione semplicissima, ma che consente di utilizzare configurazioni create da altre e di salvare una copia di sicurezza della propria configurazione, soprattutto quando fate modifiche.